Memorie e sapori a Fragagnano questa sera, assessore, ma non solo. La regione partner di un'iniziativa bellissima, quella di illuminare i paesi con le luminarie, quindi un incentivo alla ripresa dopo questa fase pandemica. Sì, effettivamente stiamo riprendendo a vivere, perché questi due anni la pandemia ci ha costretti, insomma, a sopire, a nascondere tutte queste nostre attività, queste nostre bellezze, queste nostre iniziative. La Puglia sino a qualche anno fa era davvero piena di iniziative importanti. Ecco, questa sera, come dire, si parla, si discute, si assapora, diciamo, un clima diverso qui a Fragagnano, in un ambiente bellissimo, in una struttura straordinaria, si accenderanno le luci, ma le luci rappresentano probabilmente anche un inizio, un nuovo inizio. Sono tradizioni, sono usi, sono costumi, e la nostra cultura. Cultura che dobbiamo chiaramente cercare di far conoscere a tutti, perché davvero la Regione Puglia è straordinaria. È straordinaria la nostra cultura, ma è straordinaria anche la nostra gente. Quindi noi dobbiamo continuare in questo modo, e le istituzioni tutte, dai comuni alla Regione, alle associazioni, alla Proloco, devono essere unite e devono lavorare in sinergia. Questo è sicuramente importante, perché riusciremo in questo modo ad essere efficaci e a rappresentare veramente tutte le nostre iniziative. È possibile fare un bilancio di questa estate pugliese? Diciamo che l'estate pugliese è andata molto bene da un punto di vista turistico, probabilmente è andata anche al di là delle previsioni, tantissima gente, direi milioni di persone in Puglia, in tutti gli angoli di Puglia. Ovviamente le iniziative non sono state tantissime, è proprio perché, insomma, a maggio avevamo ancora questa incognita della pandemia, quindi molti enti locali e molte associazioni, insomma, non hanno organizzato tanti quegli eventi che occorre davvero tanto per organizzare, occorre un anno intero, però, come dire, ci rifaremo sicuramente l'anno prossimo, e comunque la Puglia ha reagito molto bene. Sarà un modo per organizzarsi meglio l'anno prossimo anche a livello di strutture? Sì, la pandemia indubbiamente ha dato anche questa possibilità di rivedere anche un po' tutto, quindi qualche vantaggio, se vogliamo, l'ha dato la pandemia. Intanto, per esempio, ha messo in evidenza la salute e la scuola, si ricomincia a parlare in maniera seria di salute di scuola, e poi, insomma, ci ha fatto comprendere quanto è importante stare insieme e quanto è importante organizzare diciamo, queste iniziative. Stasera Fragagnano, Memorie e Sapori, è un progetto condiviso tra la Proloco di Fragagnano, quella di Maruggio e quella di quale città? Sì, è un progetto in team con quattro Proloco in realtà, che si sarebbe dovuto svolgere già l'anno scorso, poi per via del Covid, ahimè, non è stato possibile. È un progetto finanziato dalla Regione Puglia che mira a valorizzare i sapori e le tradizioni, ma anche i mestieri del nostro territorio. Per cui abbiamo ritenuto di concerto, appunto, con la Proloco di partecipare, e ci siamo aggiudicati questo importantissimo finanziamento, che chiaramente ha la finalità di rappresentare chi siamo, quali sono le nostre radici, che cosa significa la nostra terra, quali sono i vecchi sapori e quali sono i vecchi mestieri, purtroppo ormai quasi tutti abbandonati e dispersi. Non solo però questa iniziativa, c'è un'iniziativa molto bella favorita dalla Regione Puglia ma anche dal Comune di Fragagnano questa sera. Sì, c'è una bellissima iniziativa per un duplice motivo. Intanto perché il Comune di Fragagnano ha la possibilità di illuminare tutto il corso con delle splendide luminarie della ditta Perrotta, che ha voluto partecipare a questo bando aggiudicandoselo, per cui ci regala questa atmosfera splendida in una fase ormai quasi post estiva. Dall'altra parte è un finanziamento molto utile, in quanto dà un po' di sollievo a quelle imprese che purtroppo durante la fase pandemica più acuta non hanno potuto lavorare, e quindi naturalmente hanno bisogno di un grande sostegno, e noi ci siamo stati da questo punto di vista. Quindi per tutto il mese di settembre Fragagnano è illuminata. Il corso di Fragagnano è illuminato da una bellissima galleria di luci.